Il 17 marzo abbiamo celebrato il 159 anniversario dell'Unità d'Italia, un momento importante, e anche a Fano, come in gran parte del paese, abbiamo voluto illuminare con il tricolore alcune parti della città, l'arco della Torre Civica, una parte del bastione San Gallo. Abbiamo voluto farlo per dare un senso di unità, di appartenenza, consapevoli che i momenti difficili si affrontano se siamo capaci di essere uniti. Questo è il senso. E allora, grazie alla famiglia Terminesi che ci ha consentito di fare questa illuminazione, ma vorrei esprimere anche alcuni altri ringraziamenti, a cominciare da chi è in prima linea in questo momento difficile, dagli infermieri, agli OS, ai medici, ai dirigenti sanitari che fanno un lavoro straordinario, ma anche a tutti coloro che hanno funzioni diverse, a cominciare da quelle di vigilanza e controllo come le forze dell'ordine, tutti i volontari che stanno aiutando tante persone che sono sole e hanno bisogno di aiuto, ma anche i rappresentanti delle istituzioni, le tante persone dell'amministrazione comunale che in queste ore stanno facendo un lavoro delicato ed importante. Allora ecco, un grazie a tutti, perché in questi momenti difficili, se siamo squadra, riusciamo ad ottenere risultati. Ma voglio cogliere l'occasione anche per rinnovare un richiamo, e cioè quello di rimanere a casa. Io mi rendo conto, non è facile, ma devo anche dire che la città sta rispondendo bene, e stanno seguendo le indicazioni, e questo mi fa piacere, ma mi rende anche orgoglioso di rappresentare una comunità come la nostra. Poi gli sciocchi ci sono sempre, ma su quelli interverremo. E allora l'appello che mi sento di fare, con senso di responsabilità, è quello: cerchiamo di restare a casa il più possibile, teniamo comportamenti responsabili, consapevoli che ogni singolo comportamento è importante per il raggiungimento dell'obiettivo comune, tutela della salute e aiuto a quelle persone che sono in prima linea, a cominciare dalle corsie degli ospedali. Consapevoli, e ne sono convinto, che tutto andrà bene.